Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio, benvenuti ad Aprilia per la terza sfida di campionato di Serie C2, girone C, tra United Aprilia e Atletico Genzano. Attaccherà per prima l'Atletico Genzano, si parte, va sul sinistro, ancora SN, vede il taglio centrale, la conclusione diretta in porta da parte di Ranelletti. SN, pallone messa al centro e c'è il vantaggio del Genzano, firmato Cabarini, tocco sotto e 1-0. Adesso Spinetti, defilato, poi la conclusione provata da Roccia, la gran risposta da parte di Minchella, favore di Bernoni, quindi Trobbiani, e lui a gestire l'attacco dell'Aprilia con la conclusione e termina sul fondo, fallo laterale in favore dell'Aprilia, prova ad alzare il ritmo, va con il destro di Giorgio, mette dentro per il pari dell'Aprilia, 1-1, ci ha pensato di Giorgio, Roccia. L'errore, recupera di Giorgio, attenzione alla possibilità di Giorgio con il sinistro. Spinetti allontana, ancora Aprilia però, Gaglietti per Di Giorgio che apre male il piatto sinistro. Quindi Spinetti, un po' di spazio per lui, va alla conclusione con il destro, Minchella ci mette il piede, poi ancora la deviazione. C'è il vantaggio, il nuovo vantaggio da parte dell'Atletico Genzano. Il gol del 2-1, la firma è di Ranelletti. Sotto la United Aprilia con Trobbiani, attacca al numero 10, va la conclusione in porta, il capitano, il gran destro di Trobbiani che riporta di nuovo in parità la sfida. Si ferma Spinetti e sbaglia, allora Bernoni che va con il destro, arriva Gaglietti, la conclusione non arriva di pochissimo, Galafate al tapin, pronto Gaglietti, va con il destro, risposta da parte di Cinelli, in calcio d'angolo, torna tra le braccia di Cinelli che allarga a destra questo pallone recuperato dall'Aprilia con Gaglietti che va con il destro, 3-2 Aprilia, Gaglietti inventa un diagonale chirurgico, va Galafate, spacca la porta, 4-2 United Aprilia nel giro di un minuto. Si distende il contropiede dell'Aprilia con Galafate, quindi se ne va da solo, poi Bernoni, va la conclusione, la traversa, va la conclusione, c'è Minchella che riesce in qualche modo a mettere in calcio d'angolo Di Giorgio, di prima per Trobbiani, ottimo Gaglietti, 5-2, doppietta di Gaglietti, soprattutto grandissima azione in ripartenza, il peso della stanchezza, SN, ancora SN con la suola, serve Cabarini e poi di testa impegna Minchella, Cabarini, poi SN con il destro, sempre Genzano, prova ancora con Cabarini, inserimento, ancora grande Minchella, Cabarini con il destro, circa il pallone, ancora si infila Cabarini, a gran parata di Minchella, pallone messo al centro, allontanato, arriva Cianfanelli, può andare alla conclusione con il sinistro, velenosissima, pallone che termina docile tra le braccia di Minchella, che serve Musili, dall'altra parte c'è Valente, l'errore sotto porta, ma Gravano con il destro, carambola vincente per il Genzano, probabilmente si tratta di autorete, è il terzo gol del Genzano e torna a meno 2. Perde il pallone, riconquista il Genzano, poi la conclusione, prima la parata di Minchella e poi la scivolata vincente di Musilli. Ruggeri prova ad andarsene, viene fermato, attenzione adesso la ripartenza da parte dell'Aprilia con Valente, Valente controlla in rovesciata, Valente, SN spara la porta con il sinistro, fa salire un compagno, poi Cabarini in area di rigore, calcio di rigore, va Cabarini con il sinistro, 6-4 e finisce qui l'incontro, vittoria la terza consecutiva per la United Aprilia che batte 6-4 l'Atletico Genzano, resta saldamente in testa alla classifica. Davide Mancini è davvero tutto, un saluto agli amici di Mondo Futsal.